Dal Vangelo al secondo Matteo In quel tempo Gesù dice Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei Non entrerete nel regno dei cieli Avete inteso che fu detto agli antichi non ucciderai Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio Ma io vi dico Chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio Chi poi dice al fratello stupido Dovrà essere sottoposto al sinedrio E chi gli dice pazzo Sarà destinato al fuoco della genna Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare E lì ti ricordi che tuo fratello Ha qualcosa contro di te Lascia lì il tuo dono davanti all'altare Va prima a riconciliarti con il tuo fratello E poi torna a offrire il tuo dono Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario Mentre sei in cammino con lui Perché l'avversario non ti consegna al giudice E il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Bene fratelli. Siamo eh, eh, nel siamo già inoltrati in questa quaresima, e, e la Chiesa, nella sua sapienza, ci, ci accompagna. Eh, nel cuore del discorso della montagna, eh, il Vangelo di oggi e di domani sarà proprio il cuore eh, del discorso della montagna che abbiamo visto, eh, è la fotografia dell'uomo nuovo. E' la fotografia dell'uomo nuovo ed è una profezia di quello che tu e Dio, eh, la Chiesa, è chiamata ad essere in questa generazione, in tutte le generazioni. Vedete che in questo Vangelo, in questo brano, in questo pezzettino importantissimo, si parla... Del Regno dei Cieli Spesso nel, nel discorso della montagna Si parla del Regno dei Cieli Di entrare nel Regno dei Cieli Perché? Perché questo Vangelo Questo discorso della montagna Era una catechesi eh, Che gli apostoli E poi i, suoi, i loro successori eh, Nella chiesa subopastorica Nella chiesa primitiva Davano eh, durante il tempo del catecumenato Perché? Perché eh, un pagano che si avvicinava alla chiesa eh, con il desiderio di vivere come i cristiani, con il desiderio di fare parte di quel corpo, di, quei, di quegli uomini, di quelle donne che si amavano di un amore soprannaturale, dovevano essere accompagnati, venivano da, da una realtà dove questo amore non si dava, dove... La vita era distrutta, la vita era eh, sfreggiata, dove le persone pagane avevano perso dignità, dove non si tenevano in piedi le famiglie. non si Questo è quello che tu puoi studiare, che tutti noi possiamo studiare nelle eh, ricerche eh, storiche eh, su quel periodo. Importantissimo, perché c'è davanti a noi un cammino di Quaresima. Un cammino eh, che è come un catecumenato, l'abbiamo già detto altre volte, che è un cammino di conversione, che è come un alto forno, nel quale, eh, piano piano, piano piano, giorno dopo giorno il Signore eh, ci trasforma e con la sua energia, col suo calore, col calore della sua misericordia, del suo amore, con la potenza della sua parola, con la, con la forza. Dei suoi sacramenti. Eh, ci trasforma in qualcosa di puro. In una nuova creatura. Ci fa entrare nel regno dei cieli. Cioè noi stiamo andando verso la Pasqua. E sappiamo che il tempo pasquale, secondo Sant'Agostino, è l'immagine della vita eterna. Come la quale è l'immagine della vita terrena, della milizia terrena. Ma non sono staccate. Se ci è data la possibilità di entrare nella Pasqua e di entrare con Cristo nella morte e con lui risorgere, significa che già siamo eh, abbiamo la possibilità, già ci è offerta la possibilità, il dono immenso di vivere le primizie del regno dei cieli. Il regno dei cieli è la comunità cristiana. La primizia del regno dei cieli qui sulla terra è la sposa del nostro Signore Gesù Cristo, che è il re, il re dell'universo e che esercita la sua regalità, il suo potere nella vita eh, dei suoi fratelli più piccoli, della sua sposa, che appunto è una profezia, una primizia, un segno della vita celeste, della vita eterna che aspetta ogni uomo. Per questo c'è una condizione. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Interessantissimo. Eh? Gesù parlava anche ad ebrei, anzi parlava in questo momento, in questo contesto, ad ebrei, a religiosi, a te e a me. Eh? Per capire, come San Paolo aveva ben capito, che c'era una radice profonda che metteva in comune, mette in comune un pagano con un ebreo, con un religioso, con uno che va in chiesa. La radice che è comune a me... E all'assassino ah, Mamma mia No Il Vangelo di oggi Con questi paradossi Che non sono paradossi per nulla Se avete ascoltato bene Sembrano dei paradossi, no? Dice Matto Deve andare Al pazzo Sarà destinato al fuoco della genna Perché? Perché questa Sproporzione, se vogliamo, no? Che va al di là di ogni diritto Eh? Il diritto, uno dei fondamenti del diritto è la proporzione della pena. Giusto? Sì. Allora, Gesù qua dice, ma se dice stupido di andare al sinedrio, chi si adira con il proprio fratello deve essere sottoposto al giudizio, cioè adirarti, capito? Quante volte ti sei adirato ieri? Con tua moglie, con tuo marito, con il tuo collega, con i tuoi figli, con tua madre, con... con le persone che hai accanto. Uf. Quante volte stai seduto ad andare in giudizio? Perché dice questo il Signore? Perché tutto sta in questo che ha detto prima. Se la tua giustizia non supererà quella religiosa dei farisei e degli scrivi, non potrai entrare nel regno dei cieli. Perché? Non potrai partecipare alla Pasqua. Cioè, non potrai entrare nella, vit nella vittoria di Gesù Cristo. Non potrai partecipare con Lui della vita eterna. E siamo, sono cose molto serie, fratelli. Sono cose che, che vengono a chiamarci seriamente a conversione. C'è cioè, dato questo tempo di quaresima e forse è l'ultimo per qualcuno di noi, forse per me è l'ultimo, sono gli ultimi giorni, forse il prossimo anno io già non ci sarò più, non, ci, non avrò un'altra quaresima, non avrò un altro tempo forte di conversione e non c'è età che tenga e lo sappiamo molto bene. Allora, siamo nati per non morire più, diceva Chiara Corbella. Eh, questa donna stupenda, eh, che per non. Per, per proteggere la vita di suo figlio ha rinunciato alle cure, no? Eh, Chemioterapiche, e poi è morta di fatto. Giovanissima, ma con una pace, una testimonianza impressionante. Leggetelo questo libro bellissimo. Eh, Chiara Corbella Siamo nati e non moriremo mai più. Per non morire, ma per entrare nel Regno dei Cieli? C'è una condizione. Superare la giustizia. Il concetto di giustizia. Un concetto super abusato in questi giorni, in questo tempo, no? Un concetto filosofico, un concetto politico, un concetto teologico. La giustizia. Qual è la tua giustizia? Perché la mia giustizia deve superare una giustizia già eh, eh, molto nobile, come quella degli scribi dei farisei, non che, la loro, non che le loro opere, lo ripetiamo, fossero sbagliate, non che le loro opere fossero da condannare, no. Il problema dei farisei e degli scrivi con la giustizia era che attraverso il loro operare eh, erano convinti di poter essere giustificati. Lo dice nella parabola del fariseo e del pubblicano che salgono al tempio a pregare. Il fariseo eh, espone davanti al Signore le sue opere. Pago la decima, prego, faccio tutto quello che tutto quello che è scritto nella legge orale e nella legge scritta. Eh? Ti ringrazio Signore perché io... Ma possiamo anche mettere, perché mi hai dato la forza per farlo, quello che ti pare. Ma poi c'è qualcosa lì che non funziona, che non torna. Ti ringrazio perché non sono come quello. E quello era il pubblicano che stava in fondo nella penombra, non osava neanche avvicinarsi, e sapeva il petto, cioè si toccava il cuore, si toccava la sua radice, si toccava il fondo del suo intimo, quasi ad indicare al Signore la sua malattia, la fonte dell'acqua avvelenata per la quale lui era un pubblicano, come abbiamo visto con Matteo sabato. Signore Gesù, abbi pietà di me, che sono un peccatore. Questa, questa preghiera. Cioè, il pubblicano sapeva chi era. Il fariseo no. Il fariseo si riteneva giustificato. Si riteneva giustificato per le sue opere. Per i suoi criteri. Per la sua religione. Come i pagani si ritengono giustificati per i loro criteri. Per la loro religione, tra virgolette. La religione laica. Qualsiasi. La religione dei diritti. Quello che volete voi. Pagani ed ebrei, pubblicano ed ebreo. Quel pubblicano e quell'ebreo, entrato in, quella, in quel tempio, quel giorno, avevano un medesimo problema. Erano peccatori. Cioè avevano dentro di loro il germe del fallimento. Se il peccato è fallire. Avevano dentro una, una, un veleno che avvelenava i loro pensieri, i loro gesti e li impediva di essere. Eh, Giustificati? Nessuno, cioè Dio non può giustificare la malizia, Dio non può giustificare la violenza, Dio non può giustificare l'ipocrisia, Dio non può giustificare il peccato, nel senso non può rendere giusto il peccato, non può rendere giusta, giustificare, eh, trasformare in giusto ciò che giusto non è. Questa è l'opera del demonio, fratelli carissimi. Per cui, sta, per cui in questi ultimi anni, questi ultimi decenni, abbiamo assistito alla giustificazione dell'aborto, la giustificazione del divorzio e ora la giustificazione dell'adozione eh, da parte di coppie dello stesso sesso. E domani sarà giustificata la pedofilia. Giustificare il male, ma questo è dentro di noi. In un modo o nell'altro, con un atteggiamento religioso, pio, o un atteggiamento pagano, un atteggiamento eh, civile, quello che vuoi tu, un atteggiamento di giustiziere, di giustiziere, eh? noi comunque tentiamo di giustificare noi stessi. Questo è il punto. E questo è il punto. Se la tua giustizia non supera quella di chi si giustifica, di quello che si. Eh, si auto, eh, convince di non avere peccato. E tutta questa. E, e tutto il Vangelo è percorso da questo problema con il quale il Signore sempre si imbatte. E dice che in quella parabola del fasino del pubblicano dice che uno tornerà a casa giustificato del pubblicano, e l'altro no. L'altro torna esattamente come è entrato, con la sua pretesa giustizia, che non è niente. Chi confessa la sua colpa sarà perdonato. Questi, quello che dice poi il Signore rispetto a chi si rira, chi dice matto, eccetera, pazzo, ci vuole aiutare a capire che c'è una fonte avvelenata dentro di noi, che il problema non è la proporzione della pena, perché è sproporzionato quello che noi abbiamo dentro. Perché da pazzo a uccidere, ci vuole pochissimo. Perché avete inteso che fu detto ai vostri, agli antichi, no? Ma io vi dico, ma io vi dico una cosa, che il problema non è uccidere, il problema è perché uccidi. Cioè il problema è da, do, da dove ti esce? Da un cuore avvelenato. Lo stesso cuore avvelenato, lo stesso pozzo avvelenato dal demonio provoca l'ira, provoca il giudizio, provoca il eh, nullificare l'altro. E stai, e stai tranquillo che dopo tre volte che gli hai detto pazzo, lo escluderai dalla tua vita, lo ucciderai, forse non con, fisicamente, ma ucciderai, ucciderai tuo marito e lo mandi via, perché ti ha tradito, perché qualsiasi cosa gli abbia fatto. Ciò che a noi accade eh, mostra semplicemente quello che noi abbiamo nel cuore. Le, le difficoltà, le diversità, le umiliazioni, le ingiustizie, fratelli. E domani infatti il Vangelo arriverà al punto cardine di tutto il cristianesimo. Quello che ci accade mostra quello che c'è nel nostro cuore. Che noi siamo cioè. L'ingiustizia, quando ci arriva addosso, mostra, scatena, libera, in un certo senso, e come lontana libera tutti, e che libera dal nostro cuore. La nostra ingiustizia, cioè la nostra incapacità di giustificare, cioè di perdonare. Ah, il peccato non si può giustificare nel senso legalistico che avevano i farisei. Non c'è una giustificazione per il male, il male non è mai giustificabile, non è possibile, chi ha fatto male ha fatto male. E giustamente la legge lo punisce, la legge degli uomini. È ingiustificabile Se io decido O, o penso Che con le mie eh, pratiche religiose eh, Mi giustifico Sto ingannato Sono ingannato Perché? Perché le mie opere buone Le mie pratiche pie Il mio tanto pregare Il mio tanto eh, fare Il eh, tanto volontariato Non so che cosa io è eh, Quello che facevano i farisei Alcuni farisei Alcuni eh, Scrivi che erano ingannati Quello non giustifica il mio cuore malvagio Perché quel fariseo Che eh, eh, compiva tutta la legge Sicuramente aveva nel cuore dei giudizi E si vede Perché nullifica l'altro Non sono come l'altro Cioè lo disprezza Lo fa meno di se stesso e quel cuore avvelenato Esattamente come quello del pubblicano Allora il peccato non è giustificabile È perdonabile L'unica cosa che si può fare con il, con il peccato è perdonarlo. E che cosa vuol dire perdonare? Cosa vuol dire per il Signore perdonare i peccati? Lo spiega? Lo spiega. Lo spiega dopo. Con questa cosa che sembra che non centri nulla, invece è legatissimo. Quello dell'avversario, eh? E quello di, di presentare l'offerta. Tutti noi. Siamo avversari di Dio. Cioè tutti noi ce l'abbiamo con Lui. Eh? Ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te? Gesù sapeva che tutti ce l'avevano con Lui. Che tutti ce l'avevano con Dio. Chi per, per la propria famiglia, per la propria storia, per essere basso, per essere alto, per essere ciccione, non essere ciccione, per essere, non so che secondo i modelli, secondo. per, per, per tartagliare, per, per, essere, per avere un figlio non con sindrome di Down, per, perché il marito ha cioè quel carattere, perché il papà è morto quando era piccolo, per, per essere stato violentato. Io Ognuno ce l'ha con Dio per qualche cosa, per i terremoti e poi per le, le piaghe sociali. Per le ingiustizie sociali, per la politica, per, per, per l'ambiente, per quello che tu vuoi, tutte cose, tutte ingiustizie palesi. Solo che di tutte queste ingiustizie, di tutto questo male, eh, l'uomo fa responsabile Dio. Di chi apertamente? E chi? Eh, in maniera più sottile, prendendo sole con le persone. Ma in fondo con lo stesso dubbio con lo stesso dubbio atroce, ma se Dio esiste perché permette? Allora qualcuno se la prende direttamente con Dio, non esisti, sei un mostro, o se la prende proprio concretamente, bestemmia, urla, attacca la chiesa, oppure attacchi le persone, ma in fondo indirettamente stiamo attaccando Dio. Se tu cominci a dire perché, se tu cominci a, a, a giudicare la tua storia, Stai, stai giudicando chi di quella storia è autore o chi l'ha permessa, se vogliamo. Eh? E non è la stessa cosa. Se Dio è dietro ogni evento, perché la guerra, perché i terremoti? Avversari di Dio. Gesù sapeva perfettamente. Per questo, mentre andava a offrire se stesso, ha lasciato lì l'offerta. Cioè ha lasciato lì la sua vita E si è venuto a riconciliare con noi Dove? Nella morte Nel sepolcro Vi ricordo che sto cercando di spiegarvi Spiegare a me stesso, a tutti eh, Che cosa vuol dire perdonare per Dio eh? E qual è la nuova giustizia, la giustizia superiore Quella che Eh? Ci permette di entrare nel Regno dei Cieli Quella che il Signore piano piano, piano piano Sta facendoci sperimentare Vuole farci sperimentare in questa Quaresima Vuole fare diventare nostra giustizia cioè, Gesù Ha fatto Sì Che i nemici di Dio Diventassero i Suoi amici Ora si capisce perché a Giuda quando viene a, a, a baciarlo, per tradirlo, un segno della pace, un segno eh, che era ricorrente in Israele, soprattutto tra le persone più intime, lo chiama amico. lo aveva chiamato prima gli amici, voi siete miei amici. Perché voi non siete all'oscuro di quello che fa mio padre, di quello che fa. I servi sono all'oscuro, devono solo eseguire non sanno quello che il padrone ha in mente voi partecipate della stessa eh, dello stesso progetto di Dio voi siete eh, l'oggetto del progetto di Dio siete i miei amici e dice a Giuda amico cioè aveva offerto a Giuda in quel momento con quella parola sapendo quello che stava facendo Giuda aveva offerto la giustificazione cioè il perdono come? consegnandosi lasciando che quella ingiustizia arrivasse sulla, nella sua vita, arrivasse nella sua carne. Era l'unico modo, fratelli, l'unico modo. L'unico modo per strappare il peccato dal cuore dell'uomo. L'unico modo per vincere quel peccato. Era lasciare che il peccato arrivasse a sé. Era lasciare come questi che sono entrati nella centrale atomica di Fukushima, eh, dove è stato il terremoto no? e lo tsunami, e andassero a cercare in qualche modo di coprire le falle. di... E sono morti tutti, quasi immediatamente, sapendo che andavano a morire. Cioè qualcuno doveva inserirsi eh, come un intercapedine capace di assorbire e, e distruggere questo virus che è il peccato, che è il male che ci sta dentro, chiamalo come ti pare, Quest, non, senza giustificarlo, anzi, lasciando che il peccato arrivi alla sua espansione massima. Che il male e il demonio che nell'autore fossero schiantati, schiantassero contro qualcosa di più forte di loro. Questo non è negli uomini. Questo lo doveva fare il figlio di Dio. L'unico che aveva più potere del male, più un amore più forte del male. Dio, più potente del demonio. Perché il demonio è più potente degli uomini. Avete capito? Amico? Amico. Perché fai questo, amico? Non era ironico. Con un bacio mi tradisci e io mi lascio tradire, mi lascio consegnare, che questo significa tradire. Mi lascio consegnare, ecco il mio corpo consegnato per voi. Mamma mia, ecco qual è la giustizia vera. Qualcuno che è Cristo, che ha fatto che tutte le nostre mormorazioni, tutta la nostra rabbia, allora l'ira il pa pazzo, questo è un pazzo, a lui l'hanno detto, contro lui ci sono adirati, stupido, eretico, ah, ecco, ecco cosa vuol dire, sarà sottoposto al giudizio, è stato sottoposto al giudizio il Signore, è stato sottoposto al sinedrio, e come, è stato sottoposto al sinedrio, Destinato al fuoco della genna sì, sì che è stato destinato al fuoco della genna Sì che è andato nel sepolcro Ma era più forte di quel fuoco E ha avuto ragione di quel fuoco Ha, come dire, portato brrr, Con se stesso Ha trascinato tutto il male dentro lì E lo ha inchiodato alla croce È rimasto inchiodato alla croce È rimasto sepolto nella morte Vedete queste icone dove c'è lì l'adamo vecchio eh, il cadavere, eh, sono le icone sotto il crocifisso, non solo le icone, anche tanti quadri, no? Sotto ci sono dei, ci stanno un cranio, delle ossa. Il vecchio Adamo, nel nero, nel buio, finito, finito, finito. L'uomo schiavo del peccato, l'uomo schiavo del male, l'uomo adirato, l'uomo... Che, 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 che pensa che è tutta una follia che Dio non esiste, che Dio è un pazzo. È finito, è sconfitto. Cioè Dio... È stato giustificato davanti agli uomini dall'amore di Dio. Dall'amore infinito di Dio. Noi ce l'avevamo con Lui. Sì, ce l'avevamo con Lui. Ogni uomo ce l'ha con Lui, per questo fa il male. Per questo fa il male, perché è stato ingannato. Dio non esiste, Dio non ti ama, Dio ti limita, Dio ti vuole fregare, Dio ti vuole ingannare, Dio ti vuole tenere al guinzaglio, Dio... Permette cose assurde, ma Dio non esiste. Dio è una creazione di una, di una mente folle. Dio, Dio è, è l'oppio dei popoli, Dio è quello che vi pare. Ebbene, Cristo è Cristo crocifisso, Cristo nel sepolcro, è Cristo risuscitato. È quello che toglie dal tuo cuore, dal mio cuore, questa menzogna. No, no, la sua giustizia è superiore a quella umana, la sua giustizia è superiore a quella dei farisei, la sua giustizia. Giustifica il peccatore e uccide il peccato Uccide la ragione del peccato Uccide la fonte del peccato Uccide la, la matrice del peccato La menzogna Dio è buono Dio ci ha lasciati liberi Dio ci ha lasciati liberi di adirarci E ha preso su di sé Quello che aspettava a noi Il sinedrio Il giudizio La genna L'ha presa lui su di sé Perché tu possa non passare più per quel giudizio Ah, Ha preso quello che è nel profondo del tuo cuore ha lasciato che il tuo cuore fino all'ultima goccia sputasse tutto il veleno, tutta la rabbia, tutta la... il desiderio di giustizia, la violenza, la vendetta, tutto quello che c'è nel tuo cuore, tutto quello che c'è dentro di te che ti porti da stagni. Tutto è andato lì come una lava, come un fiume di lava su di su, su, su del, su, sopra il Signore, sopra il corpo del Signore, e lui ha steso le braccia, padre, perdonami, non sanno quello che fanno. Ah, ecco cos'è il perdono di Dio. Ecco come, come Dio perdona il peccato. Padre, perdonami. Non sanno quello che fanno, sono accecati dalla menzogna. Io so, so chi tu sei, e sono qui sulla croce per mostrarlo a loro. Per mostrare, il, no, il suo sangue cade su di noi, certo che è caduto su di loro. È ricaduto su tutti noi il suo sangue, ma non come una condanna, se non come la giustificazione. Cioè, il suo sangue ha reso giusti gli ingiusti. Perché? perché ha tolto dal cuore degli ingiusti la menzogna, il veleno, e in virtù del quale erano obbligati a peccare, a fare il male, che è ingiustificabile, il male è ingiustificabile sempre, ma chi fa il malvagio è giustificabile da questo amore, da questa misericordia, da questo amore infinito. Per questo, eh? Lui si è messo d'accordo con te, si è riconciliato con te, ha pagato fino all'ultimo spicciolo, per te, fino all'ultima goccia di sangue, quello che devi pagare tu, quello che devo pagare io. Per questo il tuo matrimonio è salvo e può essere salvato anche se ora fa acqua. Per questo il tuo figlio può salvarsi, può essere giustificato. Per questo il tuo collega, la persona che. che, che che abortisce, tuo fratello, tua sorella, tua cugina, tuo nipote che, che va ad abortire, che va a divorziare, non so io che cosa. Per lei, per loro, è, prese, è preparata la stessa giustificazione che è preparata per te. Ma è fondamentale che tutti noi passiamo dalla giustizia umana, dalla giustizia religiosa o pagana che sia, alla giustizia superiore, cioè alla giustizia celeste. La giustizia che l'uomo non conosce, che le dei tribunali non conoscono. Ma certo che l'uomo cerca di, 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 di imbrigliare il male, poi dopo, visto che non può, gli cambia nome e già lo, lo sbianchetta e non è più male, ma, ma poi ci sono altri mali, no? Allora, tutto quello che è adombrato nel diritto civile, tutto quello che è adombrato nell'uomo, è compiuto dal nostro Gesù Cristo. È lui che va a morire. Un uomo che ha conosciuto questo amore. E la quaresima è per questo. Per vedere superare in noi. Per, perché la giustizia di Dio superi in noi la giustizia umana. Un uomo che ha sperimentato questo, che sperimenta questa giustizia verso di sé, giustifica ogni peccatore. Non con questa, giustizia, non, non con questa misericordia a buon mercato eh, che alcuni mi lantano come, come vera misericordia. No. No, non è un tana libera a tutti. No, è un'altra cosa, è molto di più, è un cambio molecolare, il cambio del cuore di un uomo, perché in quel cuore infetto entra Cristo per giustificare la persona e per giustificarla le toglie da dentro quel male, le toglie da dentro il cancro, il focolaio e paga tutto lui, e paga tutto lui. Lui ha pagato, quell'uomo è umile. Quell'uomo accetta anche le conseguenze del suo male, quell'uomo non vede come un'ingiustizia se qualcuno lo umilia, perché molto di più, lui sa che meriterebbe la genna per aver detto pazzo, per aver pensato male, per essersi adirato, lui meriterebbe il giudizio. E se gli arriva qualche, qualche cosa contraria che rompe i suoi piani, che rompe i suoi schemi, la accoglie con gioia è la mia salvezza, è la mia salvezza, è l'opportunità per salvarmi. Sono le conseguenze amare dei miei peccati, ma io ormai sono salvato. Io ormai sono stato giustificato. Questo è giusto che mi accada. È giusto che io mi porti dietro il mio lettuccio. È giusto che mia moglie per un mese non mi parli perché l'ho fatto del male. Giustificato il cuore. Il male non è giustificato. Questa è... questa è la, la sapienza. Questa è la giustizia superiore a quella dei farisei, eh, che sono sempre in conversione. La giustizia di chi è sempre in conversione, di chi vive la quaresima, perché sa che attaccata alla quaresima sta la Pasqua. Cioè, vive questo mistero pasquale dentro di sé. Che meraviglia, fratelli. Che meraviglia poter vivere questo, poter sentirsi amati così. Allora, questo Vangelo allora si capisce. Questo Vangelo è quello che ha offerto a tutti noi. Nella Chiesa. Cominciare a vivere questo nella propria comunità. Cristiano, viverlo, a poco a poco, ti metterai d'accordo, a poco a poco sentirai che, eh, che, che, che è inutile fare tanti riti se prima non ti riconcili con tuo fratello, se non ti inginocchi davanti a Lui. Ma l'ha fatto Cristo con te. Lui che era innocente, è venuto da te, si è inginocchiato, è sceso nella tua morte. Se hai fatto questa esperienza, sai che non può esserci ipocrisia, non posso prendere il corpo di Cristo, alzarlo e dire va bene. Con un rancore così profondo e sordo verso mia suocera c'è qualcosa che stride. La compunzione la compunzione nasce da, dalla misericordia e, da chi? e dalla giustizia superiore sperimentata nella propria vita. Eh? Allora così si vive, così vive sempre riconciliandosi, cercando la riconciliazione, cercando la pace con tutti, lasciando che il male arrivi a noi. Perché il male si, si fermi in noi. Perché il male dei figli si fermi in noi. Il male del collega arrivi a noi, si fermi a noi. Prendi quell'ingiustizia per giustificare quel collega. Prendi quell'ingiustizia per giustificare la persona che, che ti ha tradito. Amico. Il Signore ci bacia oggi, ci dice amico. Perché tu possa dire amico a, al Giuda che è accanto a te. Per offrirgli le porte del cielo. Noi dovevamo morire come Giuda. Peggio. E invece, quel bacio ci sta salvando. Quel bacio è la Chiesa, è la Liturgia, è la parola, sono i sacramenti. Coraggio, eh. Il Signore ci chiama a fare un cammino meraviglioso in questa Quaresima, eh. E entrare nel regno dei cieli, eh. Con una giustizia nuova, giustificati per giustificare, salvati per salvare, come Giona, eh. La salvezza di Giona è stata la salvezza di quelli di Ninive. Eh? La misericordia sperimentata da Giona è stata la misericordia che è arrivata a quelli di Ninive. Eh? Coraggio. Eh? È fantastico, il Signore ci ama infinitamente e ci porterà. E porterà Lui a compimento questo cammino in noi. Solo eh? accettiamo di seguire le Sue orme, accettiamo che compia questa parola in noi. Buona Quaresima nella quale impariamo a vedere nel marito nella moglie nelle persone che ci sono accanto eh, l'avversario non da distruggere non da combattere ma con il quale riconciliarci con il quale entrare insieme nella misericordia nelle viscere di misericordia della Chiesa che sono le stesse viscere di misericordia di Dio Laddove c'è Cristo, eh, che ci riconcilia, eh, fa dell'amico diventato nemico un nuovo amico, più forte, più sincero, più fedele, più unito a lui. E questa è la profezia eh, sulla nostra vita, sulle nostre relazioni. La profezia meravigliosa, la Pasqua, che è capace attraverso questa Quaresima eh, di rinnovare, rigenerare ogni Relazione è eh, avversa, ogni relazione difficile. Eh? Coraggio, non dubitate, il Signore è fedele e compirà tutto questo.